mi viene in mente la domanda al mio musicista. Io, voi non avete visto i film precedenti, ma i due film che ho fatto prima, notte prima degli esami, erano film molto musicali, che contenevano molta musica, sono stati dei successi anche discografici, e anche in questo film è stato un successo discografico anche la colonna sonora, che è uscita a San Valentino come compilation dell'amore, insomma. Bueno, yo traslado la pregunta al músico de la película y simplemente decir que las dos películas anteriores que no se han visto en España, ¿no? Noche antes de los exámenes, también la música era muy importante y se convirtió en superventas porque editaron el CD y de esta, ex, el CD también se ha editado para San Valentín y ha sido un récord de ventas. Noi ci lavoriamo molto, lui adesso sta già scrivendo le musiche per il mio prossimo film che non ho ancora girato, cioè scriviamo in anticipo. Sta già preparando la musica per il prossimo film che todavía non ha rodato, che lo stanno scrivendo. Sì, è molto difficile fare un film dove le storie sono tutte così intrecciate. Allora noi abbiamo cercato di fare delle musiche che potessero essere trasferibili anche nelle altre storie, come erano legate le storie, le varie storie. Es muy difícil trabajar en una película y hacer una música donde las historias están entrelazadas entre ellas, pero de una forma que no es muy simple. Entonces ha sido difícil encontrar música que a su vez pudiese unir estas historias y pudiese aparecer en una y en otra. Perché poteva diventare una musica di convento tipo televisione, non andava bene. Perché poteva convertirsi in una specie di banda sonora televisiva e questo non funzionava niente. E allora i film di Pritzi possono essere un esame per un musicista, perché succede di tutto, per cui... La película di Pritzi in realtà può essere una specie di esame per un musico, di una prova, perché succede di tutto. È sempre molto complicato. Allora ci lavoriamo 4-5 mesi prima. Facciamo i temi, lui dice questo mi piace, questo non mi piace, questo va, questo non va, e poi dopo si cerca di fare, dopo diventa un lavoro di professionalità, ecco. Però c'è anche l'ispirazione perché se ne parla per 4-5 mesi prima. È un lavoro abbastanza complicato e sempre, di hecho, lavoriamo 4-5 mesi antes, commentando, dando idee, buscando musica, Fausto mi dice questo mi gusta, questo non mi gusta, e poi ya se passa un lavoro più professionale per cerrar, però è un lavoro complicato. In alcuni casi, alcune scene sono state girate con la musica sul set già. Algunas escenas se han rodado directamente con la música y en el set. E in America fanno tutti così, quindi importante fanno così. Quindi lo facciamo dei film importanti, no? Speriamo, no? Anche Sergio Leone, no? Sergio Leone girava sempre con la musica prima. Sì, también Sergio Leone rodava con la musica en el set y en Estados Unidos hacen así con las películas importantes, entonces las películas importantes rodamos con las películas importantes. Comunque ci divertiamo. De todas maneras nos divertimos.